Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Molti di voi mi dicono: siamo in 5, consigliaci un camper che possa essere giusto perché siamo veramente in tanti, abbiamo bisogno di tanto spazio, non abbiamo molti soldi e non lo vorremmo molto vecchio. Allora, io ho visto questo e mi è piaciuto e quindi ve lo racconto. Sono a Curno, in concessionaria Frustinoni. Lui si chiama Elnag Super D 115. È un mansardato di 5 posti omologati e di 7 posti letto, quindi come dire, un bel mansardatone, grosso grosso. 38.000 km, 145 cavalli, quindi un motore adeguato alle dimensioni e ovviamente alla portata di questo mansardato. Parliamo di un Fiat Ducato 2008 di cilindrata, 7,12 m è la sua lunghezza. E devo dirvi ancora, ah sì, chilometri, ho detto 38.000 km. Ve lo faccio vedere da fuori, poi entriamo dentro. Allora, da fuori, siccome l'Elnag all'epoca li voleva già un pochettino più carini, ha questo paraurti colorato, è già completo di verando. Saliamo a bordo, così capiamo da dove nascono questi 7 posti e soprattutto anche la comodità che c'è. Beh, guardate, io sono entrato, ma vorrei farvi entrare così, ecco. Guardate solo la luminosità che ha questo camper. Ha questa enorme dinette doppia fronte una con l'altra. Il matrimoniale in mansarda, una cucina casalinga perché sono 4 fuochi con forno, scaldavivande sotto e tutta una serie di utensili per poter posizionare il materiale, la roba per cucinare, porta bottiglie per l'olio. Di fronte, superfluo dirvi che c'era già il porta TV orientabile, ma il frigorifero per uso casalingo, tantissimo spazio che voi vedete e sono nella parte notte dove ci sono i letti a castello, e poi in coda il bagno. Ora ve lo giro così, così la potete vedere bene, eccolo qua. Questo è il bagno con la doccia separata e di qua invece l'angolo toilette, bagno che ovviamente è la sua finestra a tutti gli effetti. L'armadio è l'ultima chicca, siccome parliamo di 7 posti letto, l'armadio non può che essere doppio e enorme, enorme, aiutate a dirmi, enorme, gigantesco. Va bene, 26.500 euro e direi che è proprio il classicone da famiglia. Bello, luminoso, dimensioni 7,12 m, quindi non è un 7,5 m. Una dinette veramente comoda per poter mangiare e una cucina casalinga, cioè da fare invidia a quelle di casa. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi. Ciao!